4 anni sul mercato, 1 milione di esemplari venduti, 650.000 dei quali solo in Europa. Che cosa vuol dire? Che è tempo di restyling per arginare una concorrenza sempre più fresca. E allora, T-Roc 2022, vediamo come e dove cambia, cominciando proprio dal frontale. Debuttano i nuovi fanali che sono full LED per tutta la gamma, volendo ci sono i Matrix LED, che si riconoscono per questa fascia luminosa, come abbiamo visto sulla Taigo per esempio. Nuovo anche il paraurti, qui sono spariti gli indicatori di direzione, sostituiti da questa cornice cromata. Adesso sono annegati all'interno dei fari. Nulla da dichiarare invece per la parte laterale, così come le dimensioni, che sono rimaste le stesse. 4,23 m di lunghezza, 1,81 m di larghezza, per 1,60 m circa di altezza. A cambiare anche se in punta di matita è il posteriore. Fanali full LED, anche in questo caso, con un nuovo disegno interno delle luci e poi un paraurti ristilizzato. Beh, ma le vere novità sono dentro. Prima però inquadriamola velocemente. Allestimento Life, il primo in gamma. Sopra c'è Style, ancora più in alto Airline, il top. 26.600 euro di serie c'è già tanto, a cominciare dalla fanaleria full LED, lo abbiamo detto, ma ci sono anche cerchi Lega da 16 pollici, piuttosto carini nel disegno, spalla 55, larghezza 215. Tante modanature nere e poi anche i mancorrenti sul tetto. Si vede che dalle parti di Wolfsburg hanno recepito il messaggio dei clienti e adesso tutta la parte superiore della plancia è rivestita in materiale morbido, con cuciture a vista. Morbida è anche la parte interna degli sportelli, mentre è rimasta rigida quella superiore, sia davanti sia dietro. Ma comunque più in generale vi sarete accorti del cambiamento, del nuovo arredamento di T-Roc 2022, che comincia proprio da qui. Adesso lo schermo, da 8 pollici in questo caso, è posizionato in modo flottante, come si dice, e non è più annegato al centro della plancia. Volendo si può avere anche da 9,2, c'è Apple CarPlay e Android Auto senza filo. Poco più in basso c'è la plancetta del climatizzatore, un accessorio da 500 euro, quello automatico, come in questo caso. I tasti sono a sfioramento, ma devo dire si comandano molto velocemente e piuttosto bene, e soprattutto sono retroilluminati. Qui davanti invece una strumentazione che per tutte le T-Roc rimane digitale, il Digital Cockpit da 8 pollici. Probabilmente non ci avete fatto caso, ma anche il pomello del cambio ed il volante sono stati ridisegnati. Mi piace il fatto che i tasti siano rimasti fisici, si sente un bel clack quando affondo il dito. Da questa parte posso governare lo schermo della strumentazione, da quest'altra parte invece gestisco il cruise control adattivo. Stesse misure vuol dire stessa buona abitabilità posteriore. Certo rimane un po' alto il tunnel centrale, perché a listino sono disponibili le versioni a trazione integrale 4Motion. Bene le bocchette da reazione e anche due prese USB-C, oltre alle tasche sui sedili. Brevissima panoramica sul bagagliaio. 445 litri dichiarati dalla casa, è ben fatto, ben rivestito, c'è moquette anche nella parte laterale, un pratico doppio fondo che aumenta la capacità del bagagliaio e anche la botola centrale per i carichi lunghi. Parliamo adesso di assistenti alla guida. Il pacchetto era già piuttosto completo nella precedente T-Roc, adesso volendo come optional c'è il Travel Assist, un sistema che agisce sullo sterzo, sui freni e sull'acceleratore. In questo modo in autostrada fino a 210 km orari la T-Roc tiene il centro della corsia, rallenta o accelera in base al traffico. Insomma, legacy guida assistita di livello 2. Di serie invece, tra le tante cose, oltre alla frenata automatica d'emergenza c'è anche Lane Assist, che tiene l'auto tra le linee bianche, agendo con piccole correzioni sul volante. Apriamo adesso il capitolo motorizzazioni. Qui il copia e incolla è totale rispetto alla T-Roc precedente. Non ci sono motori mild hybrid né full hybrid, insomma l'elettrificazione proprio non è prevista.
Apre le danze un 1.3 cilindri benzina, quella della prova, da 110 cavalli, accoppiato a un cambio manuale a 6 marce. Più in alto il 4 cilindri 1.5 da 150 cavalli con il DSG a 7 marce. Al top di gamma la T-Roc R con 300 cavalli. Fronte diesel un 2.000 declinato in due livelli di potenza, 116 o 150 cavalli. E come vi ho già detto, rimane anche in questo caso la possibilità di sceglierla a 4 ruote motrici, 4Motion appunto. Ah, dimenticavo, nuova T-Roc è disponibile anche con carrozzeria cabriolet, ma solo con i motori a benzina. Alla guida rimane sempre lei, un'auto facile, confortevole, sincera, sicura, un'auto buona insomma per tutti gli usi, dall'autostrada perché l'insonorizzazione è piuttosto curata, fino ad arrivare in città dove dimensioni tutto sommato compatte, come vi dicevo, consentono di destreggiarsi senza troppi patemi nel traffico. Il mio consiglio però è quella di sceglierla con il cambio automatico DSG. Per carità, il manuale non lavora affatto male, ha innesti tutto sommato corti, non sono contrastati ed è molto leggero, sia il cambio sia la frizione. Certo, l'automatico è tutta un'altra cosa, innanzitutto vi dimenticate di usare la gamba sinistra e poi aumenta quella piacevolezza nell'erogazione perché rende il tutto più fluido, più omogeneo. E si avverte anche una maggiore sportività, passatemi il termine, del 3 cilindri da 110 cavalli, che fa onestamente il suo lavoro. Secondo me il motore è giusto, se non volete spendere troppo, per questa T-Roc. Sulla carta 110 cavalli potrebbero sembrare pochi, ma vi posso garantire che dal posto guida non è così. La spinta c'è, progressiva, fluida, soprattutto in combinazione con il DSG, come vi dicevo, e anche in autostrada sorpassi, pendenze vengono via senza problemi. E poi tutto sommato è silenzioso, a meno che proprio non pestiate forte sull'acceleratore, non vibra e andando senza troppa fretta non consuma troppo. Insomma, se di T-Roc ne sono state vendute così tante, evidentemente un motivo ci deve essere. T-Roc 2022 alza leggermente l'asticella, migliora sotto diversi aspetti, più o meno importanti, fatto sta che il suo dovere lo fa sempre bene. Potrebbe tranquillamente essere l'unica auto per famiglia, lo abbiamo visto, dietro c'è spazio, il bagagliaio è abbondante e volendo c'è anche la trazione integrale. Adesso però chiedo a voi, sono passati tanti anni e la concorrenza si è ingrandita e sono nati tanti nuovi modelli che ambiscono un po' a rubarle il posto. E allora basteranno questi aggiornamenti a far sì che la T-Roc rimanga sempre nel cuore degli italiani? Beh, ditemi la vostra qui sotto nei commenti.